Queste immagini, girate questa mattina a Viareggio, testimoniano l'intensità della mareggiata che ha colpito la costa versiliese. Bagni vietati e possibilità invece di scorrazzare sulle onde per i patiti del kitesurf. Si tratta solo dell'ultima anomalia meteorologica alle quali questa estate ci ha ormai abituato. E anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dal tempo incerto. Di sicuro non aspettiamoci un cielo sereno tipicamente estivo. Le previsioni per domani sulla Versilia parlano di nuvole e possibili spruzzi di pioggia la mattina, schiarite nel pomeriggio. Più o meno lo stesso tempo sulla piana di Lucca in Valle del Serchio. Quindi tintarelle e gite fuori porta sono almeno parzialmente a rischio. Fortunatamente andrà meglio sabato, quando almeno sembra scongiurato il rischio pioggia, e soprattutto domenica 17 agosto, quando è finalmente prevista una giornata davvero agostana, all'insegna del sole pieno e dell'assenza di nubi. A Lucca, nella giornata di Ferragosto, aperti e visitabili tutti i musei e i monumenti, compresa la ristrutturata Casa del Boia. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente all'ex caserma Mazzini e nel parcheggio con sbarra alla stazione ferroviaria. A Viareggio torna a Ferragosto e nel weekend, nella piazzetta della Santissima Annunziata, Viareggio Perla di Sera, con il mangiare ed il bere di qualità.